Allora, andiamo a vedere il faro LED Yongno YN300 Mark III. Sostanzialmente questo differisce dalla versione Mark I e Mark II per due motivi. Display digitale, che indica la potenza in uscita dai LED, e possibilità di accendere il faro tramite l'alimentatore. Nel pacco troviamo le istruzioni in cinese. Metodi di illuminazione di soggetti, alcuni esempi della Yongnuo. E qui troviamo, per fortuna, istruzioni in cinese e in inglese. Questo è lo Yongnuo YN, composto da 300 LED, 4 alette molto resistenti, agganciate tramite metallo al corpo del faretto, e qui ci sono i 300 LED. Questa è la versione con tutti i LED alla temperatura del colore di 5500 Kelvin. Ho preferito questa versione perché la versione invece bicolore aveva 150 LED a 5500 Kelvin e 150 LED a 3300 Kelvin. A conti fatti, questo a potenza massima in uscita ha sempre la temperatura di 5500, mentre la versione bicolore ha una temperatura un po' miscelata. Sul retro troviamo il trimmer per aumentare la potenza, la possibilità di agganciare l'alimentatore, va bene anche l'alimentatore per lo Yongnuo YN600 o comunque qualsiasi alimentatore che possa fornire in uscita una tensione di 8 volt, una corrente di 5 ampere. E poi quattro pulsanti, pulsante per il test della batteria, pulsante per il cambio del canale del telecomando, pulsante Coarse e pulsante Fine. Adesso andiamo subito, questo vedremo dopo la funzione di questi pulsanti. Andiamo a vedere cosa c'è nel pacco. Telecomando per comandare a distanza il faretto LED. Supporto per stativi. Supporto Hot Show per slitta, e tra l'altro poi servirà anche per agganciarci il supporto per lo stativo, e supporto da tavolo per mettere il faretto tramite l'Hot Show. Alla fine troviamo due pannelli. Troviamo due pannelli per cambiare colorati, per cambiare, diciamo, il colore. Andiamo a montare il supporto Hot Show. Attenzione perché potrebbe uscire il dadino qui. Stringiamo qui, perfetto, abbiamo il nostro faretto a LED. Ok, aggiungiamo la batteria, trovate le batterie compatibili nella descrizione.
Perfetto. Andiamo ad accendere. Pulsante d'accensione, quindi premiamo il trimmer. Quindi, dicevamo, troviamo il pulsante Find per fare la regolazione fine della potenza del faretto, oppure il pulsante Course che va avanti di 10 punti, quindi per una regolazione più grezza della potenza. Dopodiché troviamo il pulsante battery, questo P4 ad esempio sta a indicare la carica residua della batteria, in questo caso P4 significa il 40% di carica residua della batteria. Il pulsante channel permette di cambiare il canale da associare al telecomando. Andiamo a provare questo telecomando. Inseriamo le batterie mini stilo. Accendiamo tramite questo interruttore qui, on-off. Tramite pulsanti meno più da channel scegliamo il canale. Poco fa avevamo lasciato il canale 1, impostiamo il canale 1. Poi abbiamo on-off del faretto, quindi on, acceso il faretto, off lo spegne. Qui invece abbiamo la temperatura di 5500 Kelvin. E così possiamo comandare il nostro faretto. In questo caso per cambiare tra è messo in regolazione fine, se io metto in regolazione course, dal telecomando poi avrò sempre la regolazione fine. Ovviamente la coppia di pulsanti a 3200 Kelvin non hanno influenza nel nostro faretto perché, ripetiamo, che questa è solo la versione a 5500 Kelvin.